Collisione è un festival bellissimo, è un piccolo cuore di cultura, musica e spettacolo immerso nelle vigne. Il rapporto con Collisioni Festival nasce dal direttore Filippo Taricco, che ci ha chiamati a essere presenti qui al festival, a questo bellissimo festival, dopo gli insulti omofobici che hanno avuto alcuni artisti che erano presenti qui, tra cui Mika ed Elton John. Questo festival portiamo uno slogan e una rivendicazione principale, che è quella del matrimonio civile, del matrimonio egualitario. Questo anche perché pensiamo che una legge che porta uguaglianza è la legge migliore contro l'omofobia. Il miglior modo per combattere l'odio è portare una cultura positiva. E allora abbiamo pensato di connotare questo festival con tanti cuori, sommergerlo di cuori. Poi incontriamo un pubblico molto variegato, ci sono i giovani, i giovanissimi, ci sono i papà, le mamme, gli adulti. È importante parlare, riuscire a contaminare tutte queste culture. Il contatto con le persone è molto positivo, ci sono moltissime persone che si fermano, fanno domande, fanno donazioni, fanno le foto con i cuori, ci sostengono acquistando dei gadget e soprattutto sono attenti, sono rispettosi. I volontari sono, come accade molto spesso nelle lotte per i diritti civili, la parte migliore. Ci sostengono e sono davvero presenti con il loro lavoro, ma soprattutto con la loro energia, con le loro idee, con la loro volontà, ed è veramente magnifico. È la parte migliore della società e sono felicissima di averne di valorosi accanto. È il sì che dicono un uomo e una donna che si amano e che si sposano davanti al sindaco del loro comune, è il sì che dovranno dire due uomini e due donne che vorranno fare la stessa cosa, lo stesso matrimonio civile davanti al sindaco. La legge sulle unioni civili è un punto di partenza. Il vero obiettivo è e rimane quello del matrimonio egualitario, cioè della piena uguaglianza per tutte le famiglie, per tutti gli amori, per tutti gli affetti. Il matrimonio è un'istituzione storica, tradizionale della nostra cultura, e l'estensione del matrimonio ha un grandissimo valore simbolico. E tutte le coppie che si amano, che vogliono avere un impegno per la vita con il partner, con il futuro sposo, devono poter accedere a questa unione, a questo simbolo che è il matrimonio. Per questo avevamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che vi attivate, che collaborate con noi, che scendete in piazza, che ci date una mano nel far capire a tutti gli italiani che un paese in cui tutti sono più felici è un paese migliore per tutti. Sì.